Ciao a tutti bambini, oggi scopriamo in che modo le piante riescono a nutrirsi. Sappiamo che lo fanno attraverso le radici che hanno questo potere assorbente e riescono a prendere tutte le sostanze che gli servono direttamente dal terreno. Assorbono quindi questo miscuglio di acqua ed altre sostanze nutrienti che si chiama linfa grezza. La linfa grezza sale attraverso dei canaletti all'interno del fusto di ogni pianta che si chiamano vasi legnosi. Attraverso i vasi legnosi la linfa grezza raggiunge i rami e le foglie. Le foglie poi, con l'aiuto dell'aria e del sole, trasformano la linfa grezza in una sostanza zuccherina che si chiama linfa elaborata. Dopo questo processo, la linfa raggiunge tutte le parti della pianta e la pianta si nutre. Ora leggiamo tutti insieme una storia che parla proprio di questo e poi facciamo un bellissimo esperimento per capire, seppur restando a casa, in che modo le piante riescono a nutrirsi. Storia di una piccola vita. Nel giardino i bambini giocano con la ghiaia. Che piacere far passare e ripassare tra le mani i piccoli sassi rotondi. Ve ne sono di tutti i colori. Scorrono tra le dita, rotolano, cadono, rimbalzano. Nascosti tra i sassi vi sono dei semi. Sono caduti dalle piante vicine o forse li ha portati il vento. Anche i semi sembrano sassolini, ma in essi è nascosta una piccola vita che dorme. La sveglierà col suo tocco una fata che scende dal cielo, vestita di gocce limpide, l'acqua. Ma che fanno tra i sassi i piccoli semi toccati dalla magia dell'acqua? In ognuno di essi è passato un brivido improvviso che li anima. La piccola vita che dormiva si è svegliata. In ogni seme, quasi schiacciata e compressa, c'è una piantina completa, piccolissima, è invisibile, ma c'è. La piantina è viva, ma dorme ed attende la bella fata che la desserà alla vita. È tanto piccola che ha bisogno di crescere, perciò deve nutrirsi. Ma dove troverà da mangiare? L'acqua, la buona fata della vita, aiuta ancora la nuova piantina, facendo in modo che le sostanze del seme diano alla piantina la forza per crescere. La natura sa che quando la piccola pianta sarà più grandicella e le sostanze del seme saranno finite, si dovrà nutrire cercando nella terra gli alimenti necessari per continuare a vivere, a crescere, a far spuntare nuove foglie, a far sbocciare meravigliosi fiori, a produrre tanti frutti che porteranno nuovi semi. La radice, messa nella terra, spinge, scava, entra sempre più profondamente tra le zolle umide, dove la buona fata, l'acqua, scioglie le sostanze della terra perché essa possa succhiarle ed assorbirle. Grazie, acqua, sembra dire la pianta a questa creatura che ha il potere di alimentarla e mantenerla in vita. Ora facciamo questo bellissimo esperimento, molto molto semplice, per verificare il potere assorbente delle radici e delle piante. Allora, cosa ci occorre? Un bicchiere d'acqua, dell'inchiostro colorato di qualsiasi colore e infine un sedano. Allora, versiamo un po' di inchiostro colorato nel bicchiere. Io ho scelto il blu. Ok, poi prendiamo il gambo del sedano tagliato alla base e lo mettiamo nel bicchiere. Allora, a questo punto dobbiamo avere un pochino di pazienza e aspettare almeno 24 ore, quindi un giorno.
Allora, eccoci qua, bambini. È passato un giorno e ora andiamo a vedere cosa è successo al nostro sedano. Allora, innanzitutto possiamo già notare come il colore blu sia arrivato già in cima al nostro gambo. Però per osservare meglio, ora lo apriamo. Ecco qua, bambini. Guardate. I canaletti, i vasi legnosi di cui abbiamo parlato ieri sono diventati blu. Guardate qua, eh? Ecco qua che sono diventati blu. Vedete? Questi prima erano naturalmente bianchi, ora sono blu. Perché l'inchiostro colorato è passato attraverso. In questo modo l'acqua ha raggiunto tutte le parti del nostro gambo di sedano ed è lo stesso modo, lo stesso processo che utilizzano tutte le piante per nutrirsi e per crescere. Grazie a tutti bambini, a presto, ciao ciao!